Mi chiamo Fabio De Marchi, sono uno storico dilettante, sono socio dell'ANED di Ronchi dei Legionari in provincia di Gorizia per quanto riguarda la memoria dei deportati sia politici sia razziali della Seconda Guerra Mondiale dall'Italia. È importante conservare la loro memoria, ma nel contempo è importante inserirla in un contesto storico perché, secondo la mia opinione, le memorie sono relative a una piccola parte di tutto quello che è stato il problema della deportazione. Quello che sto vedendo anche da questo congresso nazionale, che per me è il primo, è che bisogna, oltre ad avere la memoria degli ex deportati, che fortunatamente ci sono ancora e sono state salvate le loro interviste, le loro notizie, tutto quello che loro hanno potuto lasciare, è importante continuare con uno studio storico per meglio definire tutto il sistema della deportazione, soprattutto la deportazione in Italia, che è quella che ci interessa più di tutto. Credo che, visto i tempi, non si può più prescindere da quello che è un utilizzo dei vari media, Facebook piuttosto che Twitter, piuttosto che altri tipi di comunicazione su internet. E infatti è quello che noi, come ANED di Ronchi dei Legionari, stiamo preparando. Nei prossimi mesi dovremmo essere pronti per creare una piattaforma su internet dove poter far convogliare tutte le informazioni possibili per quanto riguarda la deportazione. Il progetto inizia con l'idea di costituire un elenco di dati, informazioni per quanto riguarda la zona della Venezia Giulia, che è una delle zone più tartassate durante la Seconda Guerra Mondiale, a partire soprattutto da settembre del 1943, quando è diventata parte dell'Adriatische Küstenland e quindi è diventata praticamente territorio tedesco, per cui mentre tutte le altre zone dell'Italia erano zone di occupazione, queste zone qua erano praticamente territorio tedesco. Infatti il 60% dei trasporti dei deportati politici e razziali dall'Italia sono partiti da Trieste. Non credo che esistano delle problematiche per quanto riguarda l'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, anche perché bisogna sempre partire da un concetto che l'informazione deve essere corretta, verificata e certa. Non si può dare informazioni pressapochistiche, perché a questo punto tutti possono cercare un po' dappertutto e vedere quali sono in realtà i dati. Fino ad oggi giustamente siamo a un punto di svolta, siamo a un punto in cui manca la memoria reale degli ex deportati, o sta mancando, perché ormai gli ex deportati sono un numero esiguo rispetto a quelli che erano in realtà i deportati, e quindi bisogna pensare di modificare il sistema. Come dicevo prima, modificare il sistema significa ampliare la ricerca storiografica, portarla sui vari mezzi di comunicazione, che possono essere anche le lezioni nelle scuole, possono essere anche i dibattiti, però certamente un sistema molto più rapido, lo sappiamo tutti, è quello della divulgazione attraverso internet. Nelle varie forme, noi appunto come sezione di Ronchi dei Legionari stiamo preparando questo progetto, speriamo che questo progetto venga approvato a livello nazionale per creare poi una piattaforma unica e non tante piccole piattaforme da suddividere nelle varie sezioni.